Il generale Luciano Battisti, che coordina la commissione d'inchiesta che indaga sulla tragedia del G-222 dell'aeronautica militare italiana, precipitato ieri mentre si accingeva ad atterrare a Sarajevo, è volato questo pomeriggio nella tormentata capitale della Bosnia Erzegovina. Da Sarajevo raggiungerà a bordo di un elicottero l'area del disastro, nella zona montuosa di Ivan Planina, per un primo sopralluogo. I corpi dei 4 militari italiani che si trovavano a bordo dell'aereo in missione umanitaria sono già stati portati a Sarajevo. Il maggiore pilota Marco Betti, il tenente Marco Rigliaco, i marescialli Giuseppe Buttaglieri e Giuliano Velardi hanno trovato la morte mentre portavano 4 tonnellate di viveri per sfamare gli abitanti della capitale assediata. I loro nomi si aggiungono a quelli dei 4 elicotteristi italiani abbattuti da un MiG serbo all'inizio della guerra, mentre si trovavano in missione di pace. Il generale Battisti si attiene al più stretto riservo. Nessun commento prima di avere analizzato i resti del velivolo della 46esima brigata, che si era levato in volo nella tarda mattinata di ieri da Spalato. Ma il mistero si infittisce e le voci che parlano di un abbattimento dell'aereo italiano che si trovava a soli 32 km da Sarajevo e stava per avviare le manovre d'atterraggio si fanno sempre più insistenti. Alcuni abitanti della zona sostengono di avere visto 2 razzi colpire l'aereo, altri giurano di avere visto il G-222 esplodere in volo. Tutte affermazioni difficili da verificare per il momento. La zona in cui è precipitato il velivolo è controllata dalle milizie serbe. E proprio dal rappresentante dei serbi della Bosnia, Milan Karadzic, sono venute le prime accuse. L'aereo italiano è stato abbattuto dai musulmani, ha dichiarato l'esponente serbo. Karadzic sostiene di avere la registrazione di una conversazione via radio tra musulmani che lo confermerebbe. Ma la guerra della Bosnia è anche guerra di propaganda e le accuse e i rimpalli di responsabilità da una parte e dall'altra si sprecano. Resta per il momento un solo dato certo, quello dei precedenti. A Sarajevo altri aerei erano stati colpiti in fase d'atterraggio e di decollo da proiettili di armi leggere. Se si trattava di un drammatico avviso contro la missione dell'ONU, allora vorrebbe dire che all'Italia è spettato un tragico primato, quello di avere il primo aereo abbattuto nella ex Jugoslavia mentre volava in missione di pace.